Allora, Iannacone, forse dovremmo avere lo stesso atteggiamento che hanno loro, le persone che abbiamo visto? Diciamo che durante un periodo di psicosi, la psicosi è qualcosa che contagia. Il fatto che ci siano delle sacche, diciamo Sì, di così, serenità. protette, secondo me è un buon segno, cioè, perché veramente se uno accende la televisione, apre il giornale, lo stato ansiogeno aumenta. Io credo, insomma, lo sto ripetendo anche da qualche giorno, secondo me, dobbiamo ricominciare a vedere tutto in una proporzione un po' diversa rispetto alle cose che ci accadono attorno. È vero non è un'influenza, l'abbiamo stabilito, è vero che si muore di più perché si è alzata l'asticella, però da qui a dire che questa è l'epidemia che sta distruggendo la società, questa è una cosa secondo me che non fa bene a nessuno. Io vorrei che si riacquistasse un minimo di equilibrio, perché se facessimo un rapidissimo, soltanto un rapidissimo commento su quante persone in questo oggi sono morte di tumore in Italia, uno dice cavolo, allora vuol dire che c'è qualcosa di più grave o di meno grave. In Italia muoiono quasi 700 persone di tumore. Malattie cardiocircolatorie 800. Sì, il punto Incidenti, è però. esporti o non esporti ad un contagio, No, quello quindi sì. uno che ti governa deve preoccuparsi di Certo. non farti esporre Però al questa cosa doveva contagio. arrivare prima. Cioè, se arriva adesso, vuol dire che già siamo, già il virus, diciamo, ci ha È tra contaminato noi, è tra noi. col panico, diciamo.